l'Alto Medioevo. Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a parlare dell'Alto Medioevo. Iniziamo! La caduta dell'Impero Romano d'Occidente causò grandi cambiamenti anche nell'economia. Ci fu un vero e proprio calo demografico con carestie, epidemie e spopolamento. Lo spopolamento ridusse anche la quantità degli scambi commerciali. Inoltre, secoli prima, l'impero aveva garantito la costruzione e il mantenimento di reti di strade, acquedotti, eccetera, che alla fine caddero sempre di più in rovina. Successivamente accadde che la produzione agricola diminuì perché il primo calo della popolazione portò all'abbandonamento di molte terre coltivate. Di conseguenza si svilupparono i terreni non coltivati e i boschi. Tornarono le paludi. Inoltre ci fu l'arretramento delle tecniche agricole unite ai fattori climatici negativi. Le curtis era la corte ed era la grande proprietà terriera. Era tipo una villa in cui una parte dei terreni continuava ad essere coltivata dal proprietario, invece un'altra veniva divisa in poderi e affidata a delle famiglie di contadini che dovevano garantire al proprietario il pagamento di un canone in denaro oppure in natura, ovvero dando ortaggi, eccetera. La curtis era divisa in due parti, la palas dominica, cioè la terra del signore, poi la palas massilica, ovvero l'insieme delle terre affidate ai contadini. Il signore inventa le corvées. I contadini dovevano garantire al signore, oltre al canone, anche le corvées, ovvero delle giornate di lavoro gratuite nelle terre del signore, soprattutto in occasione della semina e della vendemmia. Nella curtis c'erano anche degli spazi di uso comune per i pascoli, per il bestiame, boschi e paludi. Nei boschi si raccoglieva la legna, i frutti, le erbe per fare le medicine, anche il miele. Si cacciava la selvaggina e si allevavano gli animali, lasciandoli liberi di nutrirsi. I commerci erano a un livello di scambio regionale, perché alcuni prodotti come il sale, l'olio e il ferro li dovevano per forza acquistare perché non c'erano ovunque. Il sale è molto importante per la conserva di cibi. In alcuni casi non si produceva sale, olio e ferro, quindi bisognava trovare delle altre alternative. L'olio, che non veniva prodotto ovunque, viene sostituito con il grasso di animale. La lampada a olio viene sostituita con la cera. Il papiro viene utilizzato per la scrittura, fu sostituito dalla pergamena ottenuta dalla pelle delle pecore. La chiesa aveva la necessità che il clero fosse istruito, tanto da poter concedere le sacre scritture e svolgere i propri compiti. L'insegnamento, quindi, si trasferì nelle scuole vescovili e nei monasteri. Queste scuole, però, erano per lo più a chi voleva diventare sacerdote. Nel VI secolo, il monaco Benedetto da Norcia stabilì un insieme di regole per organizzare la vita dei monaci. Questa si chiama la regola di San Benedetto, che si affermò e si diffuse in tutta l'Europa. Questa regola prevedeva che i monaci vivessero in una comunità e dove ci fossero l'autorità indiscutibile del capo del monastero, che veniva chiamato abate. Questa regola inoltre organizzava le giornate dei monaci e secondo il principio detto ora et labora, prega e lavora, quindi la vita
dei monaci era caratterizzata dalla preghiera e dal lavoro nei campi, ma soprattutto nello scriptorium, che era un locale in cui si ricopiavano i testi antichi e quelli sacri. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!